Lo desidero. E voi non l'ignorate, il morire e l'amare Dio. O la morte o l'amore, giacché la vita senza questo amore è peggiore della morte. Figliuole mie, aiutatemi. Io muoio ed agonizzo in ogni istante. Tutto mi sembra un sogno e non so dove mi aggiro. Dio mio, quando verrà l'ora in cui anch'io possa cantare? Questa è la mia requie, o Dio, in eterno. Oggi è una grande santa che tutto il mondo cristiano conosce e festeggia, Santa Rita da Cascia. Ebbene, Santa Rita, anche lei grande devota della Madonna, che l'ha guidata nella sua vita prima di sposa, di madre, di vedova e poi di religiosa. Continuiamo noi con l'aiuto di Padre Pio nel recitare il Santo Rosario. Dal rosario, dice Padre Pio, ci vengono tutte le buone ispirazioni. Padre Guglielmo Alimonti, ancora vivente di Pescara, cappuccino, un giorno aspettava in coro il momento buono per poter dire qualche parola al padre che pregava. Dopo un'oretta il confratello si fece notare. Avendogli Padre Pio domandato cosa volesse, egli rispose che aveva bisogno di chiedergli un consiglio. Ed il padre, agitando leggermente la corona innanzi al viso, gli disse: «Che vuoi? Questa devi dire, da questa il consiglio». Pensate, eh? Padre Pio che dice, agitandogli il rosario, no? «Questa devi dire, da questa ti viene il consiglio». Il rosario, dice Padre Pio, è la chiave del paradiso, eh? Altro che roba da vecchierelle, altro che preghiera noiosa. La Madonna l'ha detto ai pastorelli di Fatima, al piccolo Francesco, quando gli chiese se lo portava in paradiso: sì, ma prima dovrà dire molte corone del rosario. L'ha chiesto a un bambino di 9 anni. Immaginiamo a noi quanti cristiani ci sono che non sanno dire il rosario, che dicono che non hanno tempo. Sono tutte bugie, perché quanto tempo si spreca oggi? Se ne spreca tanto di tempo oggi, ma tanto. E allora riprendiamo a dire il rosario anche in casa, riprendiamo a dire il rosario anche in famiglia, riprendiamo a dire il rosario anche per la strada. Vi ricordo, leggendo il libro di Giovanni da Prato, questo convertito da Padre Pio, toscano, era un grande bestemmiatore comunista, che è molto bello il suo libro, a me piace moltissimo, quando ad un certo punto i suoi compagni di partito lo prenderanno in giro perché lo vedranno per strada con la corona del rosario. Lui camminava così. E gli dicevano: Giovanni, va bene che sei convertito da Padre Pio, ma sei esagerato. E lui dirà: no, come voi mi avete conosciuto che ero un più grande bestemmiatore, ora dovete conoscermi come uno che dice il rosario alla Madonna e ripara a quelle offese. Vedete il vero cristiano? Questo. Sia lodato. Pace e bene a tutti.